Buongiorno Yogi, nella pratica di oggi ti guiderò in una lezione di restorative yoga in cui non avremo bisogno di moltissimi supporti, a differenza di quanto facciamo di solito. Ci basteranno il nostro amico muro, qualcosa per coprire gli occhi per la pratica di Shavasana e un mattoncino da yoga. Se non l'avete potete sostituirlo con una coperta piegata, oppure con un libro, un dizionario. Magari se usate un libro, equipaggiatelo coprendolo con un asciugamanino o qualcosa di morbido perché lo appoggeremo sotto la schiena, all'altezza del sacro. Vi invito come sempre a iniziare con qualche istante di centratura iniziale. Quindi troviamo una posizione comoda sul nostro tappetino. Se ne abbiamo bisogno possiamo sederci su un cuscino o sul mattoncino. Non è necessario tenere le gambe incrociate. L'importante è riuscire a mantenere la colonna in allungamento, rilassando le spalle e le braccia. Possiamo iniziare praticando un inspiro profondo dal naso. Tratteniamo l'aria qualche istante nei polmoni e poi lasciamo andare un lungo espiro dalla bocca. Torniamo ad un respiro naturale. E proviamo ad osservare questo respiro naturale, cercando di modificarlo il meno possibile. Già il semplice atto dell'osservazione potrebbe portarci a cambiare qualcosa. Proviamo ad avvicinarci al respiro invece cercando di disturbarlo il meno possibile. E concentriamoci sull'infinità di sensazioni che emergono ad ogni inspirazione e ad ogni espirazione. Percepiamo la qualità dell'aria che accarezza le narici. La sua temperatura. Osserviamo se è un'aria umida o secca. Osserviamo se la sua temperatura è costante nell'inspirazione e nell'espirazione. E poi andiamo sempre più a fondo nel nostro esercizio di ascolto, provando a capire se il respiro fluisce allo stesso modo nella narice destra, in quella sinistra. Oppure se incontra dei blocchi lungo il suo percorso all'interno del corpo. Nella pratica di oggi cercheremo di andare a riequilibrare il flusso dell'energia tra il lato destro e il lato sinistro del corpo e i due canali che lo yoga associa a questi due emisferi del nostro corpo fisico. Il lato sinistro, dominato dai idanadi, quel canale attraverso il quale scorre un'energia che potremmo definire lunare e femminile, un'energia ricettiva,
di ascolto, di introspezione. E poi il lato destro, identificato la Pingala Nadi, nella quale si muove un'energia di tipo opposto, ma ugualmente necessaria, un'energia solare, attiva, di proiezione verso l'esterno, un'energia che spesso viene definita di tipo maschile. Sono due facce della stessa medaglia, due energie opposte e complementari che devono trovarsi in equilibrio affinché io possa stare bene. Iniziamo quindi la nostra pratica di oggi con la Vishuddhana Pranayama, il respiro a narici alternate. Utilizzate la mano destra per portare indice e medio sulla fronte, più o meno nello spazio tra le sopracciglia. Utilizzeremo il pollice per chiudere la narice destra, l'anulare per chiudere la sinistra. L'altra mano rimane in appoggio al ginocchio, magari con il palmo rivolto verso l'alto. Da qui iniziamo semplicemente a coordinare il nostro respiro, lasciando entrambe le narici aperte per ora. Inspiriamo con entrambe le narici. E sempre con entrambe le narici espiriamo. Ancora una volta, inspiro. Ed espiro. Inspiro di nuovo e al termine dell'inspirazione chiudo con il pollice la narice destra per espirare a sinistra. Da qui chiudo subito la narice sinistra e inspiro a destra. Espiro sempre a destra. Chiudo e inspiro a sinistra. Questo è un ciclo, ripartiamo da qui, chiudo a sinistra. Inspiro a destra, espiro a destra, chiudo, inspiro a sinistra, secondo ciclo, inspiro a sinistra, chiudo, espiro a destra, inspiro a destra, chiudo, espiro a sinistra, qui do ancora un ciclo e poi proseguite voi, inspiro a sinistra, chiudo. Espiro a destra, inspiro a destra, chiudo, espiro a sinistra. Continuate così, cercando di dare all'inspirazione e all'espirazione la stessa durata e soprattutto lo stesso volume. Cercate di riequilibrare la forza dell'inspiro e quella dell'espiro, del nostro lato solare e di quello lunare, della nostra capacità di prendere dall'ambiente e poi dal desiderio di restituire all'ambiente ciò che abbiamo preso. Continuiamo con questo esercizio di riequilibrio, ancora per due cicli respiratori completi.
termine dei due cicli riportiamo entrambe le mani sulle ginocchia, con le palme rivolte verso l'alto. E ritorniamo ad osservare il nostro respiro ora e tutte le sue caratteristiche. E soprattutto osserviamo la nostra mente e l'energia che la caratterizza ora. E provando a mantenerci in uno stato di quiete, ci prepariamo per la prima posizione in cui appunto il muro sarà il nostro supporto principale. Per questo ci avviciniamo con i glutei alla parete, non troppo, non è necessario arrivare a sfiorare il muro, e ci sistemiamo portando le piante dei piedi a contatto come per Baddha Konasana, ma appoggiando i piedi al muro come sostegno e trovando poi una posizione sdraiata a pancia in su. Come facciamo sempre nella pratica del restorativo, vi invito a scegliere la posizione che preferite per le braccia. Io ad esempio sono molto comoda con le braccia distese a terra e i palmi delle mani rivolti verso l'alto. Se cercate una maggiore connessione con l'area dell'addome e con le energie che qui si muovono, potete appoggiare le mani sulla pancia in prossimità dell'ombelico. Ho un'altra bellissima variante: se desiderate lavorare sull'apertura del petto, può essere questa, in cui le braccia si portano indietro, accanto alle orecchie. Se ne avete la possibilità, potete coprire gli occhi con il cuscinetto oppure con un foulard. Lasciamo andare il respiro e consegniamo il corpo alla terra e soprattutto al sostegno del muro. Usate i primi respiri per osservare se la posizione è comoda o se dovete aggiustare qualcosa. Rispetto alla pratica di Supta Baddha Konasana, questa variante è un po' più attiva perché le gambe non sono sostenute dai cuscini all'esterno delle cosce e dei polpacci. Quindi se siete scomodi potete sempre praticare la variante classica con i piedi a terra e le ginocchia che si aprono verso l'esterno. Altrimenti da qui iniziate ad accompagnare come sempre l'attenzione a tutto ciò che accade in profondità, in questo caso nelle profondità del bacino, degli inguini, dell'interno coscia. Assicuratevi che il viso sia rilassato. Che la bocca sia morbida, senza tensione. Potete quasi immaginare di avere un chicco di riso tra i denti o tra le labbra. Questa indicazione è molto utile, ci ricorda che la bocca non deve essere serrata, ma nemmeno aperta. Questa posizione leggermente socchiusa della bocca ci permette di rilassare completamente i muscoli del viso. Osserviamo tutte le sensazioni
sensazioni che emergono dalla pratica della posizione. Qualunque genere di sensazione, non solo quelle positive. Lo yoga ci insegna che possiamo osservare ogni tipo di fluttuazione della nostra mente, ogni tipo di vritti, ogni tipo di emozione che emerge durante la pratica. Non ci sono cose da respingere e cose invece da ricercare con particolare attenzione. Tutto ciò che sorge è legittimo ed è giusto. L'importante è sempre trovare un punto di equilibrio nel quale io riesco ad osservare ciò che arriva e poi accompagnarlo alla porta, senza aggrapparmi e senza farmi travolgere. Posso rimanere ancora qualche respiro, altrimenti se la posizione è iniziata a diventare troppo intensa per me, inizio a riaccompagnare a terra un piede alla volta, tenendo le ginocchia piegate e rivolte verso l'alto. Se sono nella variante classica di Supta Baddha Konasana, inizio a riportare anch'io i piedi al tappetino e torno a riunire le ginocchia. Ci riportiamo tutti nella posizione neutra, con la schiena rilasciata a terra e le ginocchia che guardano il soffitto e i piedi sul tappetino. E poi da qui ci allontaniamo per un istante dal muro, magari camminando indietro con la schiena, e troviamo un piccolo shavasana, rebound, per osservare gli effetti della posizione. Sentiamo un flusso di energia, di prana, che ora si muove nel bacino. Potreste percepire quasi un senso di calore, di tepore che si sprigiona da quest'area. E da qui il tepore fluisce attraverso le cosce fino ad arrivare alle punte dei piedi e poi verso l'alto. Osservate ancora una volta il lato destro e il lato sinistro del corpo, provando a capire se ci sono differenze o al contrario se le energie hanno già trovato un buon bilanciamento. E poi da qui lentamente raccogliamo un ginocchio alla volta al petto, scivoliamo su un fianco per tornare a sederci sul tappetino e portarci nella prossima posizione, che è ancora una posizione di lavoro sulle anche. Questa volta andremo ad appoggiarci con la schiena al muro.
Cerchiamo quindi un bel sostegno per la nostra colonna vertebrale, cercando di rilassare le spalle e di ammorbidirle. E poi andiamo a creare la posizione del numero 4, accompagnando la caviglia destra sulla gamba sinistra in prossimità del ginocchio. Le mani sono rilassate, a terra. Scegliete voi l'angolo di chiusura del ginocchio sinistro. Chiudete gli occhi. E restate. Se questo dovesse essere troppo intenso per voi, non fatevi problemi a stendere la gamba sinistra e a lasciare la gamba destra in apertura, magari utilizzando il mattoncino per sostenere il ginocchio destro che rimane sollevato. Trovate voi la giusta variante. Poi tornate a chiudere gli occhi e a rilassare le spalle. Con gli occhi chiusi e nell'immobilità della posizione che caratterizza questo tipo di pratica, abbiamo la possibilità di lavorare su un aspetto molto caro allo yoga, cioè coltivare la capacità di percepire ciò che non può essere visto, tutto quello che ascriviamo al mondo delle energie, del prana. Tutto ciò che non ha forma, non ha materia costitutiva, ma che sappiamo muoversi all'interno dei nostri corpi e delle nostre menti. Il fine non è mai quello di performare una posizione, ma di utilizzare la posizione per comprendere meglio ciò che avviene in questo mondo impalpabile, ciò che avviene all'interno dei nostri corpi, di cui spessissimo non abbiamo alcuna consapevolezza. Se come me avete la gamba sinistra distesa sul tappetino, assicuratevi di rilassare il piede. Non c'è tensione nella gamba a terra, così come non c'è tensione nel piede destro. L'allungamento e l'apertura sono completamente passivi ed è la posizione che lavora per noi. Se sentiamo che qualche tensione sta emergendo, accogliamola, osserviamola e poi accompagniamola alla porta. Manteniamo la posizione, ancora 4, respiri completi. E poi in qualsiasi variante ci troviamo, aiutandoci con le mani, liberiamo la gamba destra,
riportando il piede a terra, stendiamo entrambe le gambe sul tappetino e qui restiamo un momento, osservando il flusso del prana che si muove lungo tutto il lato destro del corpo. Potremmo avvertire il lato destro un po' più presente rispetto al sinistro, quasi come fosse più grande o più lungo. Poi, esattamente come prima, scegliamo la variante della posizione che fa per noi. In questo caso, se scelgo di tenere una gamba piegata, è il ginocchio destro che viene vicino all'addome e vado ad accavallare la caviglia sinistra in prossimità del ginocchio destro. Se questo per me non fosse possibile o la posizione fosse troppo intensa, rilascio la gamba destra a terra ed eventualmente supporto il ginocchio sinistro. Torno a chiudere gli occhi, a riportare le mani alla terra e a rilassare le spalle. A questo punto della pratica potrebbe essere che la schiena inizi a darmi fastidio. Provo comunque a restare mantenendomi in uno spazio di osservazione e di neutralità rispetto a tutto quello che la pratica smuove, come stavamo dicendo prima. Se mi accorgo che sto trattenendo tensione nel viso, nei piedi, nelle gambe, provo a rilasciarla, la affido all'espirazione, lascio che l'espirazione la accompagni fuori dal mio corpo, la sento depositarsi al suolo, lascio andare questa tensione. Cerco di creare ancora una volta quelle condizioni che mi permettono di immergermi sempre più a fondo nel mio mondo interiore. Lascio andare la spinta al fare, che spesso caratterizza tutte le mie giornate, lascio andare un po' di quell'energia di tipo solare di cui parlavamo all'inizio, quell'energia proiettata verso l'esterno. E lascio emergere all'opposto l'energia di Idanadi. Quella che mi permette di restare in ascolto. Quella caratterizzata dall'introspezione.
resto ancora 4 respiri nella posizione. Al termine dell'ultimo respiro, lentamente riapro gli occhi e libero la gamba sinistra aiutandomi con le mani. Riporto prima il piede sinistro a terra e poi stendo entrambe le gambe sul tappetino. Stacco per un istante la schiena dal muro, sento la colonna che si allunga verso l'alto in modo un po' più attivo. E da qua mi preparo per la posizione successiva, in cui ci sdraiamo a pancia in giù, i piedi rivolti verso il muro. Ci portiamo nella posizione della sfinge, con i gomiti a terra e le punte dei piedi sostenute dalla parete. Qui posso rilasciare completamente il collo, abbandonando il capo avanti, eventualmente, sempre usando il mattoncino, posso creare un supporto per la fronte. Se invece preferisco lavorare con una dolce apertura nel petto, resto con lo sguardo all'orizzonte, anche se i miei occhi sono chiusi. Come sempre vi invito a trovare la variante che fa per voi oggi, oppure a sperimentare con una variante differente che non avete mai praticato. È bello che la lezione, nonostante le posizioni bene o male siano le stesse, possa diventare comunque un laboratorio, un campo di esplorazione in cui possiamo osservare come il nostro corpo cambia ogni giorno, ad ogni pratica. Questo perché quelle energie che si muovono all'interno del corpo fisico non sono mai identiche a se stesse. E quindi anche il nostro modo di reagire alle posizioni non è mai standardizzato. Ogni pratica può diventare una scoperta, un modo per conoscersi un po' meglio. Prova a non oppormi, come sempre, agli effetti che la posizione inizia a produrre sul corpo e osservo anzi come più mi abbandono alla posizione, più trovo uno spazio in cui posso abitarlo.
Mantengo la posizione. Ancora 5 respiri completi. Un ultimo inspiro ed espiro profondi. Poi, se ho usato il mattoncino per supportare la fronte, lo sposto e mi preparo a scivolare un pochino avanti, prendo le distanze dal muro. Per trovare lo shavasana, la pancia in giù, posso portare una mano sopra l'altra ed appoggiare la guancia destra alle mani sovrapposte. Se avete scelto questa posizione, vi invito ad osservare la narice sinistra, provando a lavorare con Nadi Shodhana, il respiro a narici alternate, da qui. Questa volta utilizzeremo però solo la nostra visualizzazione e la capacità della nostra mente per accompagnare il respiro nella narice sinistra. Non ci sono più le mani come prima che chiudevano la narice destra. Provo lo stesso a impegnarmi nel rendere il respiro della narice sinistra più profondo, più consapevole e preponderante. Posso anche visualizzare proprio il flusso dell'aria del prana che attraversa soltanto questa narice. È un esercizio di concentrazione. Dopo qualche istante, davvero dovreste iniziare a sentire qualcosa. E poi cambiamo lato, la narice sinistra si appoggia alle guance, anzi, la guancia sinistra si appoggia alle mani, scusate. Il respiro scorre in particolare nella narice destra, quella rivolta verso l'alto. Prova a immergermi ancora una volta in questo mondo fatto di percezioni. Non c'è niente di materiale. Eppure sento che qualcosa cambia. E poi da qui ritorno al centro, torno a sdraiarmi a pancia in su, sul tappetino. Questa volta mantengo una certa distanza dei piedi dal muro, per ora il muro non mi serve per questa posizione. Porto le braccia a terra, avvicino le ginocchia all'addome e a cavallo
la gamba sinistra sopra la destra. Posso semplicemente accavallare le gambe, oppure, se ne ho la possibilità, porto le gambe come in Garudasana, con il dorso del piede sinistro che va ad avvolgere il polpaccio destro. La mano destra si porta all'esterno del ginocchio sinistro e accompagno in questo modo le gambe verso terra. Per qualcuno di voi questa posizione sarà assolutamente comoda, potete mantenerla così. Se sentite dolore al braccio o alla spalla sinistra, abbassate la mano avvicinandola ai glutei. In questo modo ridurremo il grado di apertura della spalla e quindi anche il suo allungamento. Se questo non dovesse essere sufficiente, potete appoggiare il braccio sinistro sul fianco e lavorare solo con la torsione sulle braccia, lasciando le spalle a riposo. Avete anche la possibilità, nel caso, di supportare le ginocchia con il mattoncino. Trovate una variante piacevole per voi che vi consenta di percepire un certo lavoro di allungamento, di distensione, di apertura, in particolare della schiena e delle anche. Scegliete come sistemare la testa, se guardando verso l'alto oppure portando lo sguardo verso la mano sinistra. E qui tornate a consegnare il corpo alla terra. Rilassate il viso. Ricordate di rilassare anche gli occhi dietro le palpebre chiuse. E provate a percepire il respiro e il prana che il respiro porta con sé, muoversi in particolare nel lato sinistro del corpo. Nella mano sinistra, lungo il braccio, attraverso la spalla, il cavo ascellare, il pettorale e poi giù attraverso il fianco, la parte esterna del gluteo, la coscia e la gamba. Restate ancora 4 respiri completi. Un ultimo inspiro ed espiro profondi. E poi da qui muovendovi lentamente ritornate al centro,
sulla schiena. Liberate entrambe le gambe, appoggiando i piedi a terra, le ginocchia sono piegate. Lasciate che la schiena si riallinei per un istante. E poi stendete entrambe le gambe sul tappetino. Proviamo una shavasana di rebound per osservare gli effetti della pratica sul corpo. E poi andiamo a ripetere questa torsione dall'altro lato. Raccogliamo entrambe le ginocchia al petto e questa volta cavalliamo la gamba destra sopra la sinistra e magari andiamo ad avvolgere con il dorso del piede e col polpaccio opposto. Stavolta è la mano sinistra che si porta all'esterno del ginocchio. Se avete usato il mattoncino potete già spostarlo dal lato opposto del tappetino. E poi andate a cercare la terra con le ginocchia alla vostra sinistra, mentre il braccio destro può rimanere in una delle varianti di prima, allungato a terra in linea con la spalla, oppure posso chiudere il braccio avvicinando la mano ai glutei, o direttamente posso appoggiarlo al fianco. Decido come sistemare il viso, facendo attenzione a non stressare il collo e il tratto cervicale. E poi torno al respiro e alla sua osservazione. Questa volta lo sento muoversi in tutto il lato destro del corpo. Osservo tutta la gamma di sensazioni che emergono. Più pratico, più divento sensibile e capace di captare anche questi piccoli cambiamenti molto sottili che avvengono durante il mantenimento della posizione. Un po' come se l'esperienza della pratica mi rendesse sempre più bravo a guardare in profondità, oltre la materia, oltre i costitutivi grossolani del mio corpo fisico. Adesso ancora 4 respiri completi. Poi inspirando ritorno al centro. Lentamente libero le gambe, riportando entrambi i piedi a terra. Resto un istante qui,
Riavvicino magari le braccia ai fianchi. E dopo due o tre respiri con la schiena in posizione neutra, rilascio le gambe a terra, sul pavimento. Prima di Shavasana andiamo ad eseguire la nostra ultima posizione con l'aiuto del muro, quindi lentamente risaliamo con la schiena e ci avviciniamo alla parete. Prendiamo il mattoncino che, come vi dicevo, diventerà un supporto per l'area del sacro. Non dovete metterlo sulla zona lumbare, sulla colonna, perché altrimenti percepirete un senso di compressione delle vertebre che non è mai bello. Andate invece ad appoggiare l'osso piatto alla base della colonna vertebrale. Appoggiate i piedi al muro e poi vi lasciate andare a terra con la schiena. Rilasciate le braccia sul pavimento, come sempre nella posizione che preferite. Se sentite di essere troppo vicini al muro, allontanatevi. Io non consiglio mai di tenere le gambe in modo che formino un angolo di 90 gradi rispetto al bacino, perché questo potrebbe essere fastidioso per qualcuno. Scelgo sempre un'apertura un po' più morbida. Lascio pure che i piedi si aprano verso l'esterno se ne ho la necessità. Anche qui eventualmente posso coprire gli occhi con la mascherina o con un foulard. E infine mi abbandono la posizione. Dopo qualche respiro inizio a sentire i piacevoli effetti che l'inversione genera sul corpo. E come più volte vi ho invitato oggi a fare durante la lezione, anche questa volta vi chiedo di portare la vostra consapevolezza alle gambe e al flusso di energia che ora le attraversa. Potete quasi immaginare la risalita del prana dai piedi al bacino. Osservate questa energia scorrere dall'alto verso il basso, quasi come fosse una cascata che scivola sulle rocce. Percepite il respiro, farsi sempre più leggero e senza sforzo. E magari sotto al respiro riuscirete a sentire
un po' più in profondità. Anche il battito del cuore, calmo, regolare, costante. Rimaniamo ancora 4 respiri completi nella posizione. E da qui lentamente appoggiamo i piedi al muro, per poter sollevare il sacro dal mattoncino e spostarlo in modo che la schiena torni ad appoggiarsi completamente a terra. E infine, da qui portiamo le ginocchia al petto e scivoliamo su un fianco. Facciamo un paio di respiri nella posizione fetale. E aiutandoci con le mani, torniamo a sederci sul tappetino per prepararci al nostro Shavasana conclusivo. Trovate una posizione comoda sul pavimento, sdraiate a pancia in su. Se avete la coperta, come sempre facciamo nella pratica di restauro, potete supportare la testa, il collo e le spalle. Altrimenti, dato che oggi non abbiamo usato molti props, possiamo scegliere anche una semplice variante di Shavasana non supportato. In cui abbandoniamo completamente il corpo all'abbraccio del tappetino. E in questa fase conclusiva della pratica andiamo a processare tutti gli effetti delle posizioni che abbiamo svolto. La pratica insegna ad accogliere qualsiasi esperienza senza aggiungere e senza togliere niente, in pieno corpo. Prima di tutto, quindi, bisogna avere un corpo. Il fatto di essere incarnati non è immediatamente essere corpo. Possiamo avere, essere, carne senza avere essere corpo.
Il corpo è la nostra carne abitata, sentita, percepita con attenzione, precisione, profondissima intimità. Spesso la paura taglia il legame tra noi e il corpo, non permette accesso. La pratica riallaccia il legame con gradualità gentile e con delicatezza attenta, rimette in contatto con il corpo, si ricomincia a sentire, a trovare quale sentire sta nascosto dietro l'irrequietezza mentale, il caos delle parole, il gorgo dei pensieri. La ripetuta attenzione al respiro, alle sensazioni, ai suoni, fa percepire la vita che continuamente scorre in noi e riallaccia il legame con il sentimento di essere. Gradualmente tornate ad allungare il respiro, osservatelo farsi più profondo e tornare a muoversi nell'addome e nel petto. E poi con altrettanta gradualità tornate a muovere le dita delle mani e quelle dei piedi, i polsi, le caviglie, le gambe e le braccia. Se vi fa piacere, inspirando, allungate le braccia indietro, stiracchiatevi, fate un paio di respiri qui e poi con l'inspiro successivo abbracciate le ginocchia al petto, tiratele verso di voi, dondolate un pochino sulla schiena, destra e sinistra, e lasciatevi cadere su un fianco. Lentamente e con l'aiuto delle mani, magari mantenendo gli occhi chiusi e rimanendo in questo stato di sentire, tornate a sedere sul tappetino in una posizione comoda. Da qui uniamo i palmi delle mani davanti al cuore in Anjali Mudra, portando a contatto il lato destro e il lato sinistro del corpo e le energie che questi due emisferi rappresentano. E da questo senso di unione e di completezza lasciamo che parta la vibrazione del mantra Om, con il quale concludiamo la nostra pratica. Inspiriamo. Portiamo le mani sopra la testa, le facciamo scivolare davanti al viso, al cuore, e ci inchiniamo alla terra. Namaste.